Oggi ci facciamo un bel risottino con che cosa? Cipollotto, peperoncino, guarda che robetta qua, aglio, gamberi bianchi, quelli che sono un po' più economici, quelli che sono dalla Paranzetta qua di fronte al Porto de Anzio, de Racina, Formia, poi riso, carciofi, raga. Cioè, stai a vedere che roba? State a vedere che roba? Stupendo, romanesco vero, ma adesso proprio perfetti. Poi prezzemolo, un po' di vino e olio extravergine. Siamo pronti? Partiamo subito. Prima, la cosa più importante è fare il brodo. Dobbiamo dargli gusto e sapore a questo risotto. Se io metto soltanto i gamberetti così, non famo niente. Quindi, peliamo tutti i gamberi in questa maniera e ci mettiamo da parte soltanto la polpa. Allora, tutte quante le teste, i carapaci li metto qua. Fate una cosa, fate i furbi, schiacciate queste teste, così. Bello, così si profuma bene di gambero. Però, oltre ai carapaci dei gamberi, mica è finita qua. Dobbiamo, guardate che facciamo, da furbetti, le foglie quelle esterne del carciofo, così ci avremo il gusto del gambero. Ma mi sa tanto non è tanto fresco sto carciofo. Senti come scrocchia. Vai, è scrocchierello. Allora, sentite musichetta, questa la sentite, sì. Allora, metto anche tutte le foglie di carciofo esterno, poi cipollotto uguale, guardate, un pezzo così, metto dentro e questo è il nostro brodo, perché vengo là, il segreto di un buon risotto è un buonissimo brodo. Guardate, togliete a tutti i gamberetti questo budellino che è l'intestino. Perché lo togliamo? Perché sotto i denti, se no sentite, è come se fosse della sabbia, ok? Ricordate una cosa, il dettaglio poi fa il piatto strabuono. I piccoli dettagli, vado, eccolo qua. Potete farlo anche con uno stuzzicadenti, vedete? Così, tiro fuori, qua, vedete? Eccolo qui. Perfetto. Adesso facciamo la base con un po' di cipollotto fresco. Prendiamo questa parte qui, solo questa parte prendiamo. Questo utilizziamo in un'altra cosa. Vado così. Così e taglio sottile, 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 sottile. Però il cipollotto accompagna e si abbina benissimo al gambero. Ma il carciofo, signori miei, vuole l'aglio. Vuole l'aglio, gli piace proprio l'aglio. Se tu gli dici al carciofo che ti piace, mi piace l'aglio, da morire. Aglio e olio, eccolo qua. Quindi lo pulisco, prendo un pezzettino, guardate, così. Guardate, vedete quant'è? Faccio così, lo schiaccio bene bene, bello così che non si vede proprio, che nessuno se ne accorge, un segreto tra me e voi. Poi, olio, oggi sto provando un olio, si chiama Corte alla Flora, è di Montepulciano, quindi è un olio toscano che sta bene sicuramente con i carciofi, lo assaggeremo insieme, vado eh. Buono, buono. Tanto è mio. Ah, vi devo dire una cosa. Dovete stare rilassati e tranquilli quando mi vedete. Noi ci dobbiamo divertire. Non prendete le cose troppo sul serio. Quando mangio, io sto a casa mia e mi piace fare come mi pare a me. Mangio con le mani, faccio tutto come mi pare a me. Chi vuole sta qui, chi non vuole, un bacio. Andiamo avanti. Adesso la cosa più importante è stufare benissimo il cipollotto e l'aglio. Senza farlo bruciare. Aggiungiamo un po' di acqua, un po' di brodo, anzi, non dobbiamo farlo bruciare il fondo. Quei puntini neri del bruciato non mi piacciono, dobbiamo stare attenti. Guardate qui il brodo, questo deve stare all'incirca una ventina di minuti all'interno dell'acqua bollente. Mettiamoci subito un po' di sale, così abbiamo già il brodo salato, però poco, poco, perché il brodo si restringe e diventerà più salato se non state attenti. Vado con il riso, eccolo qua. Tostiamo il riso. Bene, 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 velocemente. Mescolo con una bella paletta che raccoglie tutto. Sfumo col vino bianco. Dopo che avete sfumato col vino, aggiungete il brodo. Il primo brodo che mettete nel riso, per me, mettetelo a coprire tutto il riso, come in questo caso, vedete? Abbassiamo leggermente, puliamo i carciofi. Il gambo non si può buttare questo gambo, vedete che spettacolo. A parte l'estremità la taglio, poi se,
è difficile da tagliare, per quanto è bello fresco. Il gambo lo taglio tutto quanto a dedini così e ce lo mettiamo subito. Che meraviglia, ragazzi. Mescolate, lo dovete accarezzare, così vedi, faccio la curvetta io, vedi come vado? Vado così e faccio la curva. Barba, allora, è ancora poco fastidiosa, ancora si mangia, non dà fastidio. Divido il gambo, aggiungiamo il brodo, vi serve un colino, così riuscite, non mettete altre cose all'infuori del brodo. Ah, senti qua, a me piace il peperoncino, se a voi piace il pepe mettete il pepe, fate come volete voi. Vai, così, lo sapete, la cucina è come la camera a letto, non ci sono regole, fate come vi pare, a voi la fantasia. Prezzemolo, prendo soltanto la parte delle foglie, brodo, schiacciate le teste, che qua c'è tutto il meglio qua dentro. Assaggiamo se sta bene di sale. Un pochino bisogna metterlo, però è fantastico mettere il sale nel brodo, però nel modo giusto, non esagerate, basta. Girate, mescolate, vedete già che si sta creando la cremetta, perché mano a mano questo riso, questo in questo caso è un super fino, un arborio, che fa? Lascia piano piano l'amido, quindi l'amido e l'olio, i grassi e il brodo fanno questo, fanno questa magia, la crema. Spettacolare, vai. Vediamo se il riso adesso è pronto. È al dente, mi piace a me. Allora, spengo, prendi i gamberi interi, così si sente sotto i denti. Prezzemolo. Adesso mantechiamo con un po' di olio extravergine oliva di questo signore, mi ha fatto questo regalo, corte alla flora di Montepulciano. Allora, quindi mantechiamo con l'olio, poi io ce lo metto, se voi non volete non ce lo mettete, pecorino romano, provo appena così, mantechiamo. Il rumore è il suo? Eh sì, ragazzi, sentite, bello, morbido, viso, blu, blu. Vai, mamma mia, bontà. Do così un colpetto sotto, un filo d'olio a crudo, zacchete, 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 e il nostro risotto, gamberi e carciofi, è pronto, però lo devo assaggiare. Una bontà, quindi stagionale, economico e tanto buono, la bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.